Bene, bene. Chissà dove si saranno nascoste. Yukimura? Ti piace giocare a nascondino, vero? Ma dovresti stare più attenta con quella sciarpa. So che sei pentita e che aspetti una punizione. Ti accontento. Muori! Keiko! La ragazza è perduta, si è nascosta in quell'armadio. Non c'è tempo per abbandonarci alle lacrime. Veniamo a noi due, Urameshi. Anche per te è giunto il momento di morire. Ben detto, padrone. Abbiamo perso fin troppo tempo con lui. È finita! Addio, Urameshi! Sebbene sia un detective del mondo degli spiriti, è pur sempre un essere umano. In fondo avremmo dovuto prevedere che non avrebbe potuto competere con Suzaku. Se non riusciremo a impossessarci di quel flauto, gli esseri umani saranno alla mercé dei parassiti demoniaci e per la Terra sarà la fine. Piuttosto un modo per risolvere la situazione. Signore, mi è venuta in mente una cosa. E sarebbe? Fra qualche giorno vostro padre, il grande Emma, sarà di ritorno. Lo so, e allora? Quando scoprirà che non siamo riusciti a recuperare quel flauto, temo che vi infliggerà ben altro che 10.000 sculacciate. Accidenti, sono nei guai! E adesso come faccio? Così non risolviamo niente. Toglietevi di mezzo! Batterò il record di salto con l'asta! Ho preso male le misure. Kuwabara! Smettila di trastullarti! Possiamo entrare di qui? Avanti, sbrigati! Ma cavolo, da dove sbucano questi? Kurama! Kuwabara! Coraggio! Adesso! È tutto inutile. Presto rispedirò i vostri cadaveri nel mondo degli spiriti e procederò indisturbato alla conquista della Terra. Stupido! Non vorrai arrenderti per così poco! Che importa? Keiko... Festa di rapa! La tua Keiko non è affatto morta! Cosa? Cosa? Che diavolo! Questa! Maledizione, branco di idioti!
Si sono lasciati mettere nel sacco da due ragazzine inesperte. Che cos'hai da ridere? Smettila, mi stai dando sui nervi. Attento a te. La tua vita è nelle mie mani. Stupido! Ti sei beccato questa nuova scarica perché ti sei messo a ridere! Non sono riuscita a controllarmi! Testa di rapa, ti sei già scordato dell'addestramento! L'addestramento? Sciocco, non arrenderti per così poco, non ancora! Quando pensi che sia finita è il momento di ballare sul serio! Ho esaurito tutto il potere astrale del mio corpo, sono esausto! Basta, non ce la faccio più, ancora un secondo e scoppierò! Non solo non scoppierai, ma continuerai a tenere duro! Cosa? No! Devi imparare a combattere fino all'ultimo soffio vitale! Questo è ciò che si chiama addestramento in condizioni critiche, una pratica molto antica e di grande efficacia! Il segreto per riuscire è semplice. Si chiama desiderio, aspirazione. Per controllare il potere sprigionato dal superamento di un limite bisogna concentrarsi. Ma tu sei un tale piagnucolone che non ce la farai mai. Con i lamenti non si arriva da nessuna parte. Cosa? Beh, io ne ho abbastanza. Ne ho fin sopra i capelli di te. Visto quanta energia avevi ancora a disposizione? Segno che non ti sei impegnato a fondo, imbroglione. Sta zitta, non mi importa un fico secco del tuo addestramento. Ora ti faccio a pezzi e me ne torno a casa. Il mio aquilotto è fuori di sé dalla rabbia. Se sono riuscita a colpirti è perché mi sono concentrata. La concentrazione è tutto. Quanto più sei in grado di concentrarti, tanto più il tuo potere aumenta. È una regola molto semplice. E ora ricorda, desiderare disperatamente qualcosa, concentrarsi! Desiderare. Volere disperatamente qualcosa. Sì, devo desiderarla. Devo volerla disperatamente. Scriviamo la parola fine. Non posso morire! Non mi arrenderò mai! Non posso perdere! Addio, Urameshi! Ehi, non è emozionante? Stai per morire! Siamo arrivati alla resa dei conti! Incredibile, non pensavo potesse sprigionare tanto potere astrale. E ora, bastardo, combatti! Hiei, Kurama, Kuwabara, Botan e naturalmente Keiko. Yusuke ha pensato alle persone che ama e, concentrandosi, è riuscito a reagire risorgendo dalle ceneri come la leggendaria araba fenice. Tuttavia, Suzaku, con cerchio di tenebrosa energia, può sdoppiarsi in 6 alter ego. Yusuke ha qualche possibilità di batterlo?